torniamo anche alla RATE per tutti i servizi che stiamo dedicando alle case popolari di Via Perugia, che versano, come sapete, in pessime condizioni. Ecco un'altra puntata dedicata al sopralluogo che gli assessori della Giunta di Gallarate hanno accettato di compiere sul posto, incontrando i cittadini accompagnati da Rete 55. Vergogna! Non ci sono fondi, non ci sono soldi. Hanno fatto Piazza Risorgimento, hanno fatto la Fontana Grande, hanno speso miliardi, tutte le rotonde, hanno abbellito Gallarate. Ci hanno messo 2 anni per abbellire Gallarate, eh? E lì i soldi ce l'avevano, non lo so. Hanno investito su opere pubbliche, ma noi da 2 anni e mezzo non abbiamo investito su opere. Abbiamo quest'anno messo 500.000 euro per evento. La prima volta però. Dovete però, ricordarvelo, la prima volta. I primi saremo noi, però. Certamente. Spero proprio, Quello che abbiamo fatto. Perché dopo quando succede qualcosa, cade il pianerottolo in testa, lì vi muovete subito, com'è? Cioè, come succede così? La prima cosa che abbiamo voluto fare, perché non era stata neanche mai fatta questa, è la valutazione delle polveri di amianto. L'abbiamo fatta e abbiamo appurato che non ci fossero rischi per la vostra incolumità. L'hanno tolto l'amianto, si sono fatti il tetto nuovo, perché quando vai a Pietro lo vedi il tetto nuovo, loro se lo sono fatto. È evidente che lei non ha capito cosa è successo, perché hanno messo semplicemente l'impianto fotovoltaico sopra il tetto vecchio, tant'è che perde. Ma questo, cioè, voglio dire, noi rispondiamo di quello che facciamo noi, non di quello che hanno fatto gli altri, hai capito? Noi abbiamo messo 500.000 euro, noi, gli altri... Non è solo 500.000 euro, scusi. Avete fatto un investimento, avete fatto una... Abbiamo provato un mese fa il bilancio, non è che adesso ci mettiamo le cose, no? Adesso questa roba qua la mettiamo in azione, e non è che... E adesso se devo studiare anche il bilancio di Gallarate, assessore, qui, stiamo scherzando, no? Devo studiare io il bilancio di Gallarate. Prima l'abbiamo messo a piano di investimenti, l'ha provato. Abbiamo messo a piano di investimento, qui del 1957 che non avete fatto un qua, niente avete fatto. Dal 57. E cosa avete fatto? Questo il riscaldamento. Allora, il comune. Se vuole che stiamo qua a parlare, parliamo normalmente, io vado anche a casa. Non è che è un problema io ad andare via e farmi dare le parole da lei. No, io parole non ho mica detto, ho detto che qua non avete fatto niente. No, qui non è stato fatto niente, scusi. Ma cosa ho fatto qua? Cosa? Cos'è? Qui ci sono, c'è l'acqua che arriva in tubi così che passa gli appartamenti, il riscaldamento si riscalda con una stufettina così perché poverini non c'è neanche i soldi da pagare, lo so, manutenzione non ne vedo, in tutti i balconi va che roba, balcone che piove dentro, l'acqua che gli va in casa, lei mi dice che sto offendendo che se ne va. No, io non so che è processo, sto dicendo... Allora cosa siete venuti qui a fare? Noi saremo gli unici che fanno le cose e voi ci mettete sotto processo, questo è il problema. Non sta processando nessuno qua, scusi. Non abbiamo fatto niente in 30 anni, lei non se la deve prendere. Fanno qualcosa e voi ci state mettendo sotto processo, questo è il problema. Lei non se la deve prendere perché giustamente lei da 2 anni... Ma non me la devo prendere? No. Se sta 30 vogliamo anni mettere, scusi, vedere, ci mettiamo 500.000 euro dalla comunità solo per voi. Sto dicendo, se sa da 30 anni che non fanno lavoro, voi non ve la dovete prendere perché siete qua da 2 anni. Tagliatela voi l'erba, non ho capito. Abbiamo provato anche a tagliarla. Portatela via, come fanno tutti gli altri. Non è che gli altri condomini non tagliano l'erba e non la portano in discarica che è gratis, no? Basta farlo. Il comune veniva a ritirare la roba, però la roba è ancora qua da mese di ottobre. E prenderla e portarla in discarica come fanno tutti i cristiani. No, Siamo concetti così, no? Cioè, abbiamo sempre bisogno di qualcuno che lo faccia per noi. E poi state lamentando che dei garage, questi garage sono abusivi. E li togliamo. Qual è il problema? Veniamo qua, togliamo tutti i garage abusivi e fate a meno dei garage. Ma i garage abusivi dovete mettere a posto la casa, perché l'affitto lo volete, anzi l'aumentano pure. È un casino, ne prendiamo, avevo veramente tanto. Dove sono dov'è il condominio? Dov'è il condominio? Se questo è il condominio me lo dica lei. E come vedete la tensione sale, domani vi proporremo un'altra puntata ulteriore, usciranno polemiche ancora più vibranti. A proposito di polemiche, spostiamoci di nuovo a Varese.